Hai poi. Buonasera dal Palasport di Piacenza, tutto pronto per la 27esima giornata del campionato di Serie B, girone B. Si affrontano la Becker di Piacenza, padrona di casa, e la Baltur Benedetto 100 in una sfida che ormai è un classico di questa categoria. Addirittura 17 i precedenti dal 2011-2012, ovvero l'anno di fondazione della pallacanestro piacentina. Bilancio di 9-8 per la Benedetto 100, con l'ultimo, quello del girone di andata di questa stagione, chiusosi sul 66-59 per la squadra della provincia di Ferrara. Ma andiamo anche a guardare quello che è il pregresso per le due formazioni. Si parte per l'appunto dal 2011-2012, era DNC, la vecchia nomenclatura della Serie C, 1-1 in stagione regolare, 2-1 per 100 nei playoff, era la finale per la promozione in Serie B. Sfida che si è poi riproposta nel 2013-2014, questa volta sì in Serie B. Bottino grosso per Piacenza con 2-0 in stagione regolare, 2-1 in semifinale di playoff. Poi Piacenza arrivò per l'appunto in finale contro il Dertona Basket, che venne promosso in A2. E infine sfide dell'ultima stagione, quella del 2015-2016, 1-1 in campionato, e poi vittoria per l'allora Tramec, oggi Baltur 100, che vinse 3-1 in semifinale. Ma oggi sarà ovviamente tutta un'altra storia. 1 minuto e 10 all'inizio di questa sfida, clima che non potrebbe essere che infuocato, come di consueto fra queste due formazioni. Notevole il seguito, ma anche qui non è una novità, da 100 stimati in circa 200 unità i sostenitori della Benedetto, che si fanno sentire come sempre, si farà sentire anche il pubblico di Piacenza, che sta popolando sempre di più le tribune del Palasport. Sguardo quello che è il percorso fino a questo momento di 100, pari in classifica alla Becker, ma per l'appunto con il vantaggio nello scontro diretto, Piacenza dovrà vincere di 8 se vorrà ribaltare la situazione in questo senso. È rientrato, ben fatto, che vediamo già il quintetto per la Baltur, lui che è stato fermo per uno strappo agli adduttori nello scorso turno, ovvero l'intersettimanale, soltanto 3-4 giorni fa, 18 punti nella vittoria contro Alto Sebino. Piacenza invece deve ancora fare a meno, molto probabilmente, della classe e dell'esperienza di capitan Matteo Soragna, fermo anch'egli per un problema muscolare. È rientrato invece Banti, che ha disputato una partita solida contro Iseo, una partita non semplice per la Becker, ma che comunque è valsa la vittoria grazie ad un terzo quarto clamoroso, 34-10 il parziale. Ma siamo prontissimi a seguire questa sfida. 100 è già in campo con il numero 18 Nunzio Sabatino, il 16 Pigliati ex Forlì, numero 22 D'Alessandro, il 6 Chiera, e infine Benfatto, che salterà molto probabilmente sulla palla 2. Piacenza risponde con Sanguinetti, Magrini, Leonzio, Samogè e Rezzano. Quintetto tradizionale per quanto riguarda la Piacenza post infortunio di Banti. Banti che per l'appunto sarà a disposizione, ma non potrà partire fin da subito. Ultimi saluti di rito, poi si potrà iniziare.
sfida inizia, ben fatto, tocca il primo pallone di questa partita, la controlla quindi Sabatino, segna Pignati, palla sotto immediatamente Chiera che vuole l'uno contro uno con San Benedetto, poi Sabatino sotto, ha ben fatto, 10 secondi d'azione per la Benedetto, tiene bene la posizione Rezzano che cerca di scivolare con lui, in angolo la tripla immediatamente a bersaglio con dedica allo spicchio centese per D'Alessandro. Partita che inizia subito con una realizzazione pesante, 0-3 dopo poco più di 20 secondi di gioco. Vicenza inizia, deve vedersela con la difesa allungata a tutto campo da parte dei centesi, superata però senza problemi, Magrini apre il palleggio, va a servire Leonzo in punta, ecco il movimento di Sanguinetti che riceve il consegnato, si può vedere ancora una volta l'ex Virtus Roma che mantiene vivo il palleggio con il blocco di Rezzano che però non può ricevere, aggredito dal pressing difensivo sporcato dal Benedetto Cento. Piacenza che avrà soli 6 secondi per andare alla conclusione. Magrini si incarica della rimessa laterale, vedremo una serie di movimenti per liberare Sanguinetti, anche se la prima andata è quella di Leonzo, poi arriva per l'appunto Sanguinetti, 4-3, dovrà alzarsi in fretta, si butta nel pitturato in angolo da Leonzo che proprio allo scadere viene stoppato, ben fatto, conquista il rimbalzo, buona difesa da parte di Cento che ora decide di alzare il ritmo offensivo. Chiera da ben fatto che è arrivato a rimorchio, aspetta un compagno, lo trova in Sabatino, e prova il passaggio ben fatto, colpisce Leonzo con il piede, con la gamba, risultato a 14 il chilometro dell'azione, 8.55 da giocare in questa prima frazione, riceve Pignatti che immediatamente ritorna da Sabatino, si resta fuori dall'arco con Chiera che finta il tiro, Pignatti nuovamente Sabatino, soli 3 secondi per andare al tiro, Chiera dovrà vedersene, prova il second shot, Pignatti ha difeso bene Piacenza, applausi da parte del palazzetto, applausi anche qui in zona telecronaca perché sicuramente Piacenza ha fatto una gran difesa in questa occasione, potrà dare continuità nelle prossime occasioni. E intanto seguiamo l'attacco con la palla per Sanguinetti che prova la zingarata seduta dentro ma difende bene Cento, adesso cambio difensivo, porta ben fatto su di lui, Magrini ha spazio in angolo ma decide di buttarsi dentro, soluzione difficile, Samoggia deve inventare allo scadere dalla lunetta, è la sua zona preferita, Mattia Samoggia con i primi 2 punti della Bakery Piacenza. Adesso Pignatti, c'è un tanto un fallo lontano dalla palla, fallo fischiato a Massimo Rezzano, restano 14 secondi nell'azione della Baltur che ha il vantaggio di una lunghezza grazie alla tripla in precedenza da parte di D'Alessandro. Adesso è Sabatino a controllare questo pallone, mantiene vivo il palleggio, 8 secondi, Piacenza continua con una difesa molto attenta, riceve ben fatto, deve scaricare fuori da Chiera che anche egli colpisce da 3 punti, 2 tiri da 3 punti, 2 bersagli, Cento sta capitalizzando le finora poche conclusioni prese, ma poche semplicemente per il fatto che siamo all'inizio partita. Magrini esita un attimo, si prende il tiro che è da 2 punti ma non va a bersaglio, buonissima la difesa di Sanguinetti che propizia la palla persa che arriva alla linea laterale calpestata. Piacenza può tornare in attacco, che è già ripreso, è proprio Sanguinetti col palleggio vivo, servito a Magrini lontanissimo la canestra, una serie di blocchi per Leonzio, Cento segue bene ma poi Rezzano viene imbeccato nel migliore dei modi, appoggia al tabellone il nuovo meno 2 Becheri. Attacca Cento con Pignatti che scarica sotto, ha ben fatto, raddoppiato, esce bene però col pallone Chiera, si appoggia al tabellone Adrian Chiera, giocatore di qualità, sigla il 4-8 per la Baltur. Adesso Piacenza con Leonzio
che cerca la linea di passaggio per servire a Rezzano, che riceve ma c'è immediato il raddoppio su di lui. Scarico a Leonzio, se arriva dall'altro angolo da Magrini che ha tanto spazio, non può esimersi e manda a bersaglio la bomba. Piacenza torna a meno 1, 7-8, quando mancano 6 e 15 da giocare in questo momento. Sanguinetti intercetta questo pallone, parte la transizione piacentina, servito ancora Magrini che rinuncia al tiro, serve Sanguinetti che ha tanto, troppo spazio! Giacomo Sanguinetti! Piacenza mette la testa avanti, prima volta in questa partita, 10-8. Si fa sentire intanto il pubblico locale con il grido Piacenza, mentre sale l'intensità anche difensiva. Esagera però in questo caso Sanguinetti, va a commettere il fallo, suo primo in questa partita. Riprende il gioco Chiera, tiro immediato. E ha quasi ragione lui, la palla rimbalza un paio di volte sul ferro, rimbalzone di Matteo Samoggia che strappa letteralmente la palla e poi corre Magrini in angolo da Leonzio, palla che si spegne sul ferro, da Alessandro conquista un buon rimbalzo difensivo. Partita bellissima da vedere, più che altro per i ritmi, la qualità anche degli interpreti in campo. Attacca Pignatti, bravissimo, lo sappiamo, nel gioco palla canestro, lo dimostra immediatamente, siglando la nuova parità, 10-10, quando mancano 5 minuti e una manciata di secondi alla conclusione di questa prima frazione. Palla persa da Piacenza che ha va andata a commettere fallo, cambio Scerrezzano, rientra, entra per la prima volta in questa partita, scusate, Banti. Ricomincia il gioco con Sabatino, intanto è stato il secondo fallo di Rezzano, per questo è stato panchinato. Steffè ovviamente vuole preservare il proprio lungo, attacca intanto ben fatto e porta a casa immediatamente il fallo di Diego Banti. Per Banti ovviamente si tratta del primo personale. Prende il gioco, si fa vedere Pignatti che ha tanto spazio, Piacenza si è persa su un blocco, sbaglia comunque Pignatti, Magrini ha conquistato questo rimbalzo difensivo. Metà campo superata, consegna il pallone a Sanguinetti, possiamo iniziare con l'azione piacentina. Movimento di Banti che porta il blocco a Sanguinetti, poi riceve Magrini, uno contro uno, insistito su Alessandro, arriva il fallo della difesa su di lui. Il fallo è proprio di D'Alessandro, si tratta del primo fallo personale. La gellonetta per Magrini perché era naturalmente in situazione di tiro, si alza intanto Tempestini, vediamo se per entrare in campo semplicemente parlare con Sanguinetti. E questa seconda casistica, intanto Magrini ha realizzato il primo tiro libero a sua disposizione, ha la seconda opportunità per allungare ulteriormente, ovvero andare sul più 2. 12-10, 4-24 da giocare. Sabatino aggredito difensivamente da Leonzio che non si stacca, quindi la palla arriva a Pignatti, uno contro uno con Samoggia, ma poi la palla è andata a Brighi, si cerca di servire ben fatto sotto, ultimo tocco con il piede da parte di Leonzio.
14 secondi nell'azione della Benedetto. Con D'Alessandro aspetta Pignatti, si può sfruttare il vantaggio fisico su Sanguinetti, in realtà si torna ad Alessandro, chirurgica accento fino a questo momento dall'arco dei 6.75, arriva la terza tripla in questo avvio di partita, 12-13 il punteggio, ma attacca intanto Piacenza con Sanguinetti che prova a smarcarsi, riceve pronto Banti per prendersi questa conclusione, quasi la manda a bersaglio, solo quasi perché la palla rimbalza un paio di volte sul ferro ed è giocabile da centro che spreca questa possibilità con Pignatti che alza troppo il pallone per ben fatto, non può arrivarci il lungo dei Guercini, quindi la palla sarà per Piacenza, intanto entra Caroldi a fare il posto Sabatino, anonimo Sabatino in questo avvio di partita, una palla persa e null'altro in 6 minuti, saprà comunque mostrare le proprie qualità nel corso della contesa. Intanto gioco che è ripreso, attacco piacentino che è ripreso con Sanguinetti che va da Magrini, ecco l'uscita di Leonzo, non può essere servito, Sanguinetti vuole una linea di passaggio per Samoggia, bella palla per Leonzo che però non può andare su immediatamente, quindi esce nuovamente dall'arco, Samoggia pronto per il pick and pop ma non si sceglie questa strada. Fallo che sembrerebbe antisportivo su Sanguinetti che viene placcato da dietro e questa è la segnalazione arbitrale, c'è intanto un time out in campo. Amministrare per l'antisportivo subito in precedenza, Sanguinetti intanto sbaglia il primo a sua disposizione, ne ha un secondo per ristabilire la parità, 13-13 attacca intanto la Beccheri con Samoggia che ha spazio da tre punti, soltanto ferro per lui, Brighi conduce questa transizione ma Piacenza è rientrata molto bene, Caroldi in punta, ecco il blocco di Benfatto che rolla immediatamente, Banti prova a tenere la posizione come può, Benfatto poi col fade away sbagliato, Sanguinetti a rimbalzo, mette immediatamente palla a terra, non serve subito Magrini che poteva essere una soluzione ma decide di giocare a difesa schierata, Banti che rinnova la sfida col numero 15 avversario e lo fa molto bene perché porta a casa il fallo sulla conclusione,
viaggio in lunetta per Diego Banti. Conclusione sbagliata da parte del lungo piacentino. Mentre il secondo va a bersaglio e Piacenza rimette la testa avanti, si prende la sua lunghezza. Entra Luca Bedetti, gli fa posto D'Alessandro. ...2:30 da giocare in questo primo quarto. Attacca la Benedetto con Caroldi, gli sta appiccicato Leonzio, fa un gran lavoro di gambe, poi Bedetti va a servire Brighi che attacca dal palleggio contro Sanguetti, campo difensivo, buona difesa di Banti ma ben fatto, fa buona guardia con questa rimbalza, porta a casa anche il fallo, non c'è canestro per lui ma sarà comunque gita in lunetta. Entra Bruni perché dovrebbe essere il secondo di Sanguinetti. Così è. Fuori Sanguinetti, fuori anche Magrini. Entrano Bruni e Tempestini. Fanno il proprio esordio in questa sfida. E ha fatto due tiri liberi a sua disposizione. I primi tirati dalla Benedetto. Il primo va a bersaglio. Tanto vediamo in panchina Soragna che non potendo giocare spiega come può quello che ha visto dalla panchina. 2 su 2 nel frattempo per Benfatto che porta così in vantaggio nuovamente la Benedetto. Se è una partita che fino a questo momento è stata vissuta punto a punto, la speranza di vedere uno spettacolo simile fino alla fine. Attacca Piacenza con il primo pallone controllato da Tempestini che supera la metà campo in questo momento, movimento di Leonzo non può ricevere, quindi si aspetta Bruni praticamente a metà campo, ma la palla arriva poi a Leonzo, attacca sulla linea di fondo, c'è spazio per Tempestini da casa sua, soltanto Ferro, tap out dei due lunghi biancorossi. Leonzo controlla, chiama avanti per giocare il pick and roll, arriva il fallo su Leonzo che ha giocato molto bene questa azione, ha avuto la calma necessaria, ha saputo attaccare al momento giusto, ha saputo portare a casa il fallo che non lo manderà in lunetta perché 100 raggiunge solo con questo fallo il bonus. Si muove Tempestini e lui a ricevere, poi palla a terra, si butta nel pitotto Leonzi, scusate Bruni, sbaglia questa prima conclusione presa nella partita. 100 è già di là con la conclusione di Brighi sulla testa dell'avversario, altri due sono i primi nella sua partita, altri due per 100 che si porta avanti di tre lunghezze. 1:20 da giocare nel primo quarto, palleggio insistito, poi la palla sotto avanti che sbaglia, corre la Baltor con Bedetti che porta a casa il fallo, saranno due tiri liberi per lui. Piacenza non deve commettere l'errore di alzare nemmeno per un secondo il piede dell'acceleratore perché il rischio è che 100 con soltanto un paio di giocate fatte come si deve riesca a prendere un margine magari lieve ma che a livello di umore può far molto. Bedetti intanto sbaglia questo primo tiro libero, quindi resta un solo possesso seppur pieno e seppur con la seconda possibilità per Luca Bedetti. Anche questa volta spreca Bedetti dalla lunetta, quindi Piacenza può attaccare per riportarsi a contatto, perché no, addirittura in parità, quello che arriva a stazione da tre punti. Samoggia non apre il palleggio, in qualche modo la palla arriva a Tempestini in angolo da Leonzio, conclusione pesante a bersaglio la Beccheri che
che impatta a quota 17, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Difficile ball handling di Caroldi, che poi riconquista il pallone letteralmente dalla spazzatura. Appoggia il 17-19. Partita vissuta sui binari dell'equilibrio. Bruni sbaglia una tripla, prova a lottare al rimbalzo Banti, ma è Pedetti a mettere le mani sul pallone. Adesso Brighi, si affida a Caroldi, si va sotto da Andreaus, raddoppiato molto bene da Samoggia, arriva Banti che ci mette una mano, ci mette una mano anche Bruni. Pignatti si alza praticamente allo scadere, scheggia il ferro, Leonte conquista il rimbalzo, c'è spazio per Piacenza per correre, servito Bruni che finta il tiro, si butta dentro, scade il tempo, non se ne avvede Piacenza, finisce qui il primo quarto, Piacenza 17-119. Preso, Piacenza ha la palla in mano, Samoggia va sotto davanti, prova l'uno contro uno su Pignatti e trova con Seligancio Mancino. I primi punti di questa seconda frazione sono quelli che valgono la nuova parità. Peracento attacca con Caroldi, adesso Andreaus e poi la conclusione mandata a bersaglio dai centesi, riporta il punteggio in favore della Baltur. Attacca Piacenza con Bruni che esplora la penetrazione, poi serve Leonzio, tripla di Leonzio, seconda nella sua partita, top scorer dei biancorossi. Piacenza recupera anche il pallone ed è proprio Leonzio a mantenere vivo il palleggio. Serve Banti che prova l'uno contro uno ancora una volta su Pignatti, arriva per Andreaus a fare buona guardia, quindi si riparte da Samoggia che si prende questa conclusione a bersaglio. Matteo Samoggia, sono 4 punti nella sua partita, lui che ha avuto una doppia doppia da 11+11 nel turno infrasettimanale, comunque sta viaggiando su ottimi numeri, ma soprattutto sta giocando partite di grande solidità. Pedetti sbaglia la conclusione pesante, pepato di Banti favorisce Bruni.
Pruni che si prende la conclusione immediata. Giovanni Pruni vola sulle ali dell'entusiasmo Piacenza, due possessi pieni, 27-21. Vediamo quale sarà la risposta degli ospiti con Andrea Oscar, per palleggio va a servire immediatamente Brighi, fuori da Pignatti, esplora la soluzione Andrea Oscar, ma solo per ricevere e giocare, uno contro uno spalla canestro, Banti conquista il rimbalzo sull'errore del numero 16 in maglia rossa. Attacca intanto la Becker mentre c'è un fallo della difesa, nella fattispecie di Andrea Oscar, su Somoggio. Coach Benedetto costretto al doppio cambio, esce Pignatti, esce anche Breghi, rivediamo in campo Chiera, e ben fatto sicuramente uno dei giocatori più condizionanti per questo gran fisico abbinato a mani molto morbide per quanto riguarda le conclusioni nei pressi del canestro, un giocatore che sa far male. Piacenza lo sa bene, non è certo la prima volta che lo affronta, adesso lo vediamo disturbare la rimessa di Banti, che però serve Somoggia senza troppi problemi. Tempestini, quando mancano 15 secondi, mantiene vivo il palleggio con il blocco di Banti. Tempestini si prende questa conclusione, è da due punti, ma è a bersaglio e la Becker tocca il più 8. Difesa piacentina che sale d'intensità sulle ali dell'entusiasmo. La panchina piacentina è coinvolta perché sicuramente vede i propri compagni giocare nel migliore dei modi, è uno stimolo incredibile. Andrea Oscar a servire Caroldi, inizia così l'attacco della Baltur. Caroldi col palleggio, poi la palla sotto per l'uno contro uno di Benedetti su Bruni, arriva il fallo di quest'ultimo. Bruni, si tratta del primo fallo personale. ...14 secondi nell'azione della Benedetto. Chiera prova a farsi vedere, in realtà ricevere Andrea Oscar, si torna da Chiera, continua la gran difesa da parte di Piacenza, ma vediamo adesso ben fatto cosa riuscirà a fare. Si è uscito fuori Benedetti, mancano 3 secondi, Bruni contiene come può, alla fine esagera nel cercare il pallone, arriva il fallo da parte sua, manderà in lunetta Benedetti, mancava soltanto un secondo, un peccato veramente. Bersaglio intanto Benedetti, questa volta quel primo libero a sua disposizione. Sbaglia invece il secondo, Piacenza conquista il rimbalzo, attacca con Tempestini. Si porta sul lato sinistro, il raddoppio su di lui lo costringe ad uscire, la palla a Somoggia, prova uno contro uno, serve Bruni che ha spazio da 3 punti dall'angolo. Sbaglia, ma c'è Somoggia a rimbalzo, gli viene sporcato da dietro il pallone, un peccato. Quindi può attaccare la Baldur con Caroldi, che abbiamo ancora visto poco in questo avvio, seppur abbia trovato 2 punti. Può far molto male, l'abbiamo ammirato nelle scorse sfide. Adesso il fallo della difesa su ben fatto. Il fallo dovrebbe essere di Bruni, attenzione perché è il terzo personale, immediato il cambio di coach Steffè. Bruni tutt'altro che d'accordo, deve anche stare attento a non eccedere con le proteste. Vediamo molto nervoso in panchina. Riprende con Benedetti che va a servire Andrea Oscar, tiro immediato del lungo mancino, però sbaglia, Piacenza attacca,
con Leonzio. Ancora su il palleggio vivo, poi la tripla che non arriva, però c'è il fallo su di lui, fallo di Chiera. 3 tiri liberi in arrivo per l'esterno classe 1994. Bersaglio intanto Leonzio con questo primo libero. Vicenza avanti 30-22, diventa 31-22, possibilità di doppia cifra perché ricordiamolo sono 3 i liberi a disposizione di Ennio Leonzio. Sbaglia quest'ultimo ma riesce in qualche modo a conquistare il rimbalzo, perlomeno sembrava averlo fatto, tocca col piede la linea di fondo, riceve i meritatissimi applausi da parte di tutti perché è stata una giocata veramente di grande energia. Adesso attacca la Baltur con Caroldi che supera la metà campo, Tempestini con la pressione difensiva, blocco duro di Andreaus che provoca il cambio difensivo, non la punisce in un primo momento Cento, lo fa, perlomeno ci prova con la tripla di Benedetti, fallo a rimbalzo ben fatto, dovrebbe andare in lunetta, anzi no, il fallo è arrivato un attimo in precedenza, Vicenza non ha raggiunto il gol, semplice rimessa da fondo per Cento, si vede Chiera che poi cerca di servire Andreaus, uno contro uno con Tempestini, palla persa però dalla squadra ospite perché c'è l'interferenza di passi ravvisato dagli arbitri. 5.50 all'intervallo lungo, Vicenza avanti di 9 lunghezze. Adesso Tempestini che prova a buttarsi dentro per esplorare lo scarico in direzione di Leonzio, Magrini penetra, scarica per Tempestini che ha spazio da 3 punti, non colpisce, Banti e Leonzio conquistano questo rimbalzo. Samoggia col tiro immediato, Matteo Samoggia! Partitone di Matteo Samoggia, 7 punti. Prima tripla realizzata dall'ala ex Use Empoli. Fallo intanto lontano dalla palla, falla contro Mattia Magrini. Attenzione per Magrini, è il secondo personale. Fallo invece viene fischiato a Banti. Anche per lui si tratta del secondo personale, Magrini resta ad uno, però il bonus è già raggiunto, porta ben fatto in lunetta, conciliabolo tra gli arbitri. Sbaglia intanto ben fatto il primo libero a sua disposizione. La seconda opportunità va Bersaglio questa volta. Però guardiamo anche quello che è il parziale di questa seconda frazione. 17-4 per una straripante Beccheri Piacenza che adesso attacca con Tempestini fuori da Leonzio. Servito Magrini che attacca verso il centro, fuori da Leonzio che ha spazio, da 3 punti! Ennio Leonzio! 37-23, è una Piacenza bellissima quella di questo secondo quarto. Caroldi riceve nuovamente il pallone da Chiera, palleggio vivo, poi va a servire Andreaus, fischio, 3 secondi in area di ben fatto che aveva ricevuto.
Piacenza sta giocando la partita sempre più convincente. La speranza naturalmente è quello di vederlo per anche i 20 minuti che ci aspettano nel secondo tempo. Sicuramente quanto stiamo vedendo in questi 5 minuti, poco più, del secondo quarto, sono un monologo piacentino. Fallo della difesa. Fallo del numero 6, Chiera. Pronto il doppio cambio per gli ospiti. Entreranno Vignatti e Sabatino. Fuori Andraus e Caroli. Greni pronto alla rimessa, si fa vedere Leonzio, si fa vedere anche Tempestini, riceve quest'ultimo, ecco Vanti per giocare il consueto pick and roll. Tempestini si arresta, serve Vanti e si appoggia, mano morbidissima per il lungo toscano. Adesso deve difendere la Becheri, che era a Sabatino, tiene vivo il palleggio. 12 secondi nell'azione dei centesi. Sabatino va fino al ferro, si appoggia al tabellone. 2 punti per lui, sono i primi della sua partita. Attacca la Becheri, c'è il fallo su Malgrini, molto bravo a portare a casa il fischio a favore. Vediamo Coach Benedetto piuttosto agitato in panchina con i suoi, che non vuole vedere scappare la partita, scivolare via dalle mani della Baltur. Chiaro che la sfida è lunghissima, sono 14 i punti che separano le formazioni, ma soprattutto è grandissimo il divario in questo secondo quarto. Samoa già ha sbagliato questo tiro, centro, conquista il rimbalzo e riattacca con Sabatino, che prova a servire, serve ben fatto, che ritorna da Sabatino, si va da Vignatti, uno contro uno con Samoa, tiene bene Samoa, passaggio difficilissimo d'uscita per Sabatino che sbaglia. Sfortunato ovviamente in questo caso, ben fatto, ci prova da sotto dopo il rimbalzo offensivo, porta a casa non il canestro, sicuramente i 2 tiri liberi. Fallo che è di Leonzio, per lui è il primo fallo personale, quindi nulla di preoccupante per quanto riguarda coach Steffe. L'allenatore triestino del Becheri Piacenza impartisce direttive per la difesa. Ben fatto, va bersaglio, sale a quota 4 punti, tutti arrivati dalla lunetta, sono però addirittura 7 i falli subiti dal lungo della Baltur. Seconda opportunità per lui, volta sbaglia Banti, conquista il rimbalzo, favorisce il controllo per Tempestini che si affida a Leonzo, superata la metà campo, attacca Piacenza proprio con Leonzo che va verso il canestro. Fallo in attacco, Leonzo dolorante al ginocchio, speriamo sia soltanto per un colpo e nulla di più serio. Secondo fallo di Leonzo. Leonzo qui proprio sotto la postazione sostiene di essere stato spinto, si rialza piuttosto zoppicato, ma non sembra nulla di grave, mentre viene catechizzato il coach Steffe, che alla prossima protesta sarà punito col fallo tecnico. Resta in campo Leonzo, quindi sicuramente non è nulla di grave. Attacca intanto la Valtura con Sabatino, mette campo superata l'offensiva centese. Chiera si arresta da 3 punti soltanto, primo ferro. Leonzio a rimbalzo, nonostante fosse ostacolato dal proprio compagno Malgrini, che adesso apre il palleggio su Vignatti, si prende il tiro con la sua testa, 2 punti di Mattia Malgrini che porta la Piacenza al massimo vantaggio, 41-26. Sale a quota 7 punti personali Mattia Malgrini, che
prova a replicare la grande partita dello scorso turno, 21 punti per lui in quel liceo. Attacca però la Baltur, seguiamo questo movimento di ben fatto che scarica a Sabatino, che deve prendersi il tiro sulla sirena. Tap out di un giocatore di Piacenza, controlla Leonzo, si affida a Tempestini. 2 minuti 20 secondi in questo momento da giocare nel secondo quarto. Tempestini aspetta il blocco di Banti, lo sfrutta, poi si affida a Magrini, gli va da Samoggia, arresto, tiro difficilissimo, soltanto primo ferro. Samoggia evidentemente si sente in grande fiducia, quindi è giusto che si prenda queste conclusioni. Fallo in attacco da parte della Baltur. Tempestini, incredibile. C'è il time out intanto. Coach Benedetto furioso. Lo vediamo in campo. E ora andrà a catechizzare i suoi, qualche istante di pausa e poi tuffiamoci tutti insieme in questi 2 minuti e 4 secondi che ci aspettano da vivere nel secondo quarto. Palla nelle mani di Piacenza con Sanguinetti rientrato. Attacca Banti, giro e tiro difficilissimo, soltanto ferro per lui. Attacca Chiera adesso con la metà campo superata. 18 secondi nell'attacco della Baltur. Ben fatto, guardando la canestro, però può essere pericoloso. D'Alessandro, poi Chiera chiude il palleggio per servire Vignatti, uno contro uno. Tiro sbagliato da parte di Benfatto, rimbalzo che alla fine favorisce Piacenza con la Sanguinetti che lascia il pallone per Tempestini, ribaltato al lato verso Magrini, attacca sulla linea di fondo, troppo alto sulle gambe da Alessandro, fallo per il numero 22 che protesta vistosamente. Terzo fallo personale, sono 2 tiri liberi per Mattia Magrini, per bonus già raggiunto. Cambio intanto, uscirà da Alessandro al suo posto col 24 Brighi. Magrini che sale a quota 8 punti realizzati, è il secondo miglior realizzatore dei biancorossi, secondo miglior realizzatore della partita, quota 8, sale a quota 9, conduce Leonzio con 11 punti realizzati, ovviamente unico in doppia cifra, perché stiglia a difendere su Sabatino, poi Chiera ribalta al lato per Pignatti che va nuovamente da Sabatino, scivola bene su di lui Samoggia, poi la palla sotto ha ben fatto che rinnova l'uno contro uno con Banti, è perfetto in questa difesa, fa perdere il pallone
ha ben fatto Sanguinetti finto il tiro, torna da Tempestini, il centro attacca difesa schierata, Magrini, 15 secondi nell'azione, Tempestini inizia con la palla in mano, apre il palleggio, pronto Banti per il blocco, 40 secondi alla fine del secondo quarto, Brighi intercetta il passaggio, consegna il pallone a Sabatino che si affida ben fatto per il ribaltamento di lato, Brighi uno contro uno su Tempestini, servito, imbeccato bene Pignatti sotto canestro, deve soltanto appoggiarsi al tabellone. Predica calma su Ragna dalla panchina, discrepanza di un paio di secondi fra il chilometro del 24 e quello della partita, che vuol dire che sostanzialmente Piacenza potrà andare fino in fondo, giocarsi quest'ultimo possesso quando è sul più 15, Sanguinetti col tiro forse un po' affrettato lo sbaglia, Pignatti corre nei lanci, prende un tiro difficilissimo, scheggia il secondo ferro e finisce qui. Piacenza a metà partita, avanti 43-28, applausi e scena aperta per i ragazzi della Beccheri Piacenza, perché stanno giocando una partita veramente spettacolare. Ci rivediamo per il secondo tempo. Pronto, pronto, pronto. Ciao bello.
giocare. Grazie.
Il secondo tempo al Palasport di Piacenza. Becchieri avanti di 15 lunghezze, Macento ci prova subito dal primo possesso. Banti lotta come un leone a rimbalzo. La Becchieri può tuffarsi immediatamente in quello che è il primo attacco
del secondo tempo. Malgrini senza paura, senza alcun timore reverenziale, porta la Becker avanti di 17, massimo vantaggio finora raggiunto, 45-28. Per il momento sembra che lo smalto dei primi 20 minuti sia rimasto intatto, ma vedremo se la Baltur troverà le risposte. È chiaro che Coach Benedetto avrà fatto di tutto per sprovare i suoi. Chiera da tre punti, Magrini quasi lo stoppa, D'Alessandro strappa il pallone, lo tira dalla spazzatura e trova i primi due punti di questo secondo tempo. Baltur che riprova a rimettersi in gioco, ora a meno 15, attacca Rezzano, rientrato in campo, lui che è gravato di due falli personali. Palla a canestro contro Pignatti, il quale tiene molto bene col fisico, quindi Magrini praticamente allo scadere. Da tre! Mattia Magrini! Bomba pazzesca di Mattia Magrini! 14 nella sua partita, mentre c'è un fallo proprio del numero 2 in maglia Becheri. Si tratta per lui del secondo personale. Attacca Chiera che schiaccia il pallone per Pignatti, altro tiro sbagliato, Rezzano fa buona guardia a rimbalzo, va a servire Sanguinetti. Becheri con lo sguardo giusto, lo si vede sul volto di tutti i giocatori. Sanguinetti riceve, sfrutta il blocco di Rezzano che non viene servito, si va da Banti, long two sbagliato, ma proprio Rezzano conquista questo rimbalzo. Vicenza riattacca con Sanguinetti, il blocco di Banti, Sanguinetti si prende la tripla, la sbaglia, D'Alessandro conquista questo rimbalzo, Vicenza resta sulla più 18. Pignatti prova il passaggio per D'Alessandro, riceve nuovamente Pignatti che va ad appoggiarsi al tabellone. Sbagliate le rotazioni difensive della Becheri. Centro è a meno 16, attacca la Becheri con Sanguinetti, ci crede sempre di più il pubblico piacentino. Fallo in attacco da parte di Leonzio, attenzione il terzo personale. Blocco in movimento per la guardia, classe 94. Mentre Coach Benedetto è una furia nello spiegare ai suoi cosa fare. Vuole rientrare assolutamente in partita. Chiera non apre pareggio, lo fa nel secondo momento per servire Pignatti, ecco il consigliato per Sabatino. Tiene bene Piacenza con l'aiuto e recupera, anzitutto per campo difensivo. Sabatino legge la situazione, si butta dentro, in qualche modo Piacenza prova a conquistare il rimbalzo, ultimo tocco è di Sanguinetti, sarà rimessa in attacco per la Baltur, 14 secondi per andare al tiro. Pignatti con mancano 10 secondi, si affida ad Alessandro, mancano soltanto 3 secondi, Magrini fa buona guardia, non arriva in tempo il tiro, esplode di gioia la panchina piacentina, ovviamente anche i giocatori in campo. Piacenza ha fatto un'altra eccellente difesa. Guadagna così la possibilità di ritornare in attacco quando si trova sul più 16. Leonzio aspetta Sanguinetti, consegna il pallone, anzi non ci riesce, quindi va davanti, nuovo consegnato per Leonzio, 10 secondi Sanguinetti, ribaltamento per Malgrini che finta il tiro, si butta dentro, servito Banti, nel pitturato Diego Banti, 50-32. Vicenza prova a mantenere il vantaggio. Pignatti attacca dal palleggio, fa buona guardia Leonzio, si prende il tiro a bersaglio Sabatino.
con il palleggio vivo adesso Magrini. Fino al fondo, si stampa sul ferro, Leolz conquista il rimbalzo, la bersaglio. Benedetto chiama il time out, è furioso con i suoi, li manda tutti a sedere in panchina, mentre Magrini chiede spiegazioni, è caduto sulla situazione precedente. Piacenza sul più 18, ancora una volta, in grandissima fiducia. Attacca a 100 con ben fatto che prova a servire un compagno sotto. Gignacchi riceve contro Leolz, gli tira sulla testa, trova due punti. 52-36 il punteggio, ci avviciniamo alla metà di questa terza frazione. Sanguinetti, ecco il blocco di Banti che viene sfruttato, Sanguinetti però ribalta per Magrini, finta di tiro, poi tiro da due punti, ma è comunque bersaglio Mattia Magrini, on fire veramente, 16 nella sua partita, 16 punti, il miglior realizzatore, nessuno di 100 è in doppia cifra, Magrini a quota 16, Leonzo a quota 13, mentre c'è un fallo della difesa piacentina, dovrebbe essere il fallo di Rezzano, sale così a quota 3. Taroldi è rientrato in campo, marcato da Rezzano dopo il cambio difensivo che porta anche Sanguinetti su Pignatti, Pignatti che riceve, si appoggia al tabellone, trova due punti, sfrutta il vantaggio fisico. 100 comunque è a distanza considerevole, 16 punti. Piacenza continua con la propria fluidità offensiva, adesso Leonzio da Banti che consegna immediatamente a Sanguinetti. Arriva il raddoppio sul playmaker biancorosso, ma c'è il ribaltamento perfetto per Leonzio. Sbaglia questa conclusione, ma Piacenza aveva attaccato nel migliore dei modi. Caroldi contro proprio Leonzio. Arriva il recupero, anzi il cambio difensivo che porta Rezzano, poi Rezzano recupera sul proprio uomo, conquista il rimbalzo sull'errore. Piacenza con nessuna fretta, nessuna voglia di affrettare i tempi in questa occasione. Rezzano aspetta Magrini per dargli il pallone. È marcato faccia a faccia da Brighi, va per terra Sanguinetti, si continua a giocare, Magrini sfrutta il blocco di Banti, schiaccia a terra il pallone per il lungo biancorosso che porta a casa il fischio contro per una violazione di passi. C'è la palla persa di Piacenza, esce ben fatto ed entra Andreaus, entra, esce anche un ottimo Leonzio, rientra Bruni, Bruni fin qui ha un cuore di 3 punti con 1 su 4 dall'arco di 6.75. Caroldi da Andreaus che si prende il tiro immediato
a tre punti, non colpisce veramente nulla. Incitamento da parte del giocatore di Piacenza al pubblico. È spettacolo Beghery questa sera. Ovviamente tutta Piacenza si augura che questo spettacolo possa continuare. Sanguinetti crea spazio per Magrini, questa volta sbaglia, ma sicuramente è una gran tripla quella presa. Palla contesa che premia Piacenza. Magrini, un discorso MVP di questo avvio di partita, scivola ma mantiene il controllo del pallone, favorisce Manti che addirittura si prende la tripla. Diego Manti, anche la tripla nel lungo. Piacenza sugli ali dell'entusiasmo, tocca il massimo vantaggio, più 19-57-38. Non ci sta Brighi che trova due punti in equilibrio precario. Tornano 17 punti di differenza. Rezzano silente fino a questo momento, un paio di punti. Bruni col palleggio vivo. Tiro sbagliato da parte di Piacenza, corre 100 con Caroldi, lascia il pallone per André Haus. Tripla di André Haus. 100 con un tentativo di rimonta. Attacca Rezzano proprio contro André Haus, gran giro sul perno, due punti e massimo Rezzano, 59-43. Sale il colpo della partita con Caroldi che non trova il canestro, andrà comunque in lunetta. Taglio Caroldi, siamo sul 59-44. Diventa 45. Cambia intanto Becker, riesce Sanguinetti. Sanguinetti fin qui autore di 4 punti. È rientrato Tempestini. E Bruni a condurre l'attacco piacentino. Tempestini riceve, si riaffida al playmaker ex Cecina che chiude il palleggio, va a servire Samoggia. Tempestini ha tanto spazio dall'arco, soltanto Ferro scheggiato, ha provato il rimbalzo offensivo Samoggia ma il centro a conquistare il controllo della sfera, quindi Brighi col pallone lasciato lì per André Haus che si sente caldo, lasciato colpevolmente libero Benetti per il rimbalzo offensivo. Riparte Cento, Caroldi nuovamente da Benetti su quale prova di prendere Magrini, perde la maniglia Benetti. Piacenza si proietta nuovamente in attacco senza alcuna fretta, entriamo nell'ultimo minuto di gioco della terza frazione. Bruni con l'arresto, il tiro da tre punti, soltanto Ferro, nessuno dei giocatori di Piacenza riesce a conquistare il pallone. Brighi fino al ferro e trova due punti. 59-47, attenzione alla Baltur che prova a riavvicinarsi. Adesso Bruni da
Samoggia che si prende immediatamente il tiro, sfortunato in questo caso. Potrà andare fino in fondo, 16 secondi in questo momento. Cento con la palla in mano, si schiera zona a Piacenza. È una 2-3 che Cento attacca col tiro di Andreaus, che d'esperienza più che altro porta a casa il fallo. Quarto di Magrini, attenzione, potrebbe essere un problema in vista dell'ultima frazione. Andreaus va a bersaglio col primo a sua disposizione. Situazione curiosa qui al palazzetto, 5 falli commessi da Piacenza in questo quarto, 0 da 100 che ha giocato un terzo quarto molto aggressivo, eppure è riuscita a non commettere falli. Intanto Andreaus fissa il 59-49, 3 secondi per Piacenza per andare al tiro, esce Rezzano, rientra Sanguinetti. Samoggia si incarica della rimessa, Bruni pronto a ricevere, parte il palleggio, lascia lì il pallone per Sanguinetti che allo scadere quasi colpisce, soltanto Ferro per lui, finisce qui 59-49 il terzo quarto. Ci sono altri 10 minuti intensi da vivere. Gioco con Cento che trova due punti con Bedetti, si riporta in singola cifra di svantaggio 59-51. Sanguinetti apre il palleggio, va da Rezzano, poi Bruni con la tripla, soltanto Ferro per lui, scoperta Piacenza che subisce il contropiede di Bedetti, fallo su di lui, fallo su Bedetti, fallo di Sanguinetti. Giudicato su azione di tiro, viaggio in lunetta per Bedetti.
bersaglio col primo punteggio che diventa di 59 a 52. Si riavvicina prepotentemente da Baltimore con Benedetti che sbaglia, però il secondo c'è un rimbalzo offensivo di Pignatti. Ora Caroldi, sbracciano Andreaus e Samoggia, il fallo è fischiato a quest'ultimo, il secondo personale per il lungo sardo. Tempestini chiama la difesa a zona mentre gli arbitri vanno a catechizzare sia Andreaus che Samoggia. Tornare a giocare Caroldi, effettuerà la rimessa, prova a farsi vedere Brighi, e riceve proprio il numero 24, la difesa appunto è schierata con una difesa zona, però segue su Caroldi, vuole mettere palla a terra, Rezzano recupera, c'è tanto spazio per Benedetti da tre punti, scheggia il ferro, Rezzano conquista il rimbalzo, palla a Sanguinetti, incaricato di superare la metà campo, poi iniziare la doppia piacentina con Sanguinetti, prende posizione Samoggia uno contro uno contro Andreaus, prova a restituire palla per focaccia, chiuso, quindi c'è Sanguinetti con tanto spazio da tre punti, soltanto ferro e tabellone per lui. Cento sale di colpi, vuole riavvicinarsi ulteriormente nel punteggio, Pignatti che va a sbagliare, però serie di tocchi, Tempestini strappa questo pallone, si proietta in transizione, canestro e fallo di Bruni, ottima risposta piacentina che vola sul più 9 ancora una volta, ha la possibilità di allungare, perché no, sul doppia cifra di vantaggio. Bersaglio Bruni, quindi torna ufficialmente la doppia cifra di disavanzo per Cento che adesso attacca con Brighi, consegnato per Caroldi, nuovamente Brighi che apre il palleggio, ribalta all'alto, si torna da Caroldi, ecco il pick and roll con Pignatti che non riceve, recupera bene Rezzano su di lui, tiro difficilissimo di Caroldi, tanta classe dall'esterno mancino, due punti per lui, chapeau per quanto fatto da Caroldi. 6-2, 5-4, 8 da giocare. Bruni aspetta Sanguinetti che viene servito, pick and roll con Rezzano, palla poi a Tempestini, filtra il tiro, palleggio, arresto, tiro da manuale dell'attacco cestistico, questa soluzione di Tempestini, ristabilita la doppia cifra di vantaggio. Caroldi con il passaggio in uscita per Benedetti, ribalta il lato per Brighi, butta dentro, tiro difficilissimo, Benedetti prova a prendere il rimbalzo, Rezzano glielo sporca e quindi Bruni aggredito da Benedetti col fallo del numero 11, per lui si tratta del primo personale, c'è un time out in campo.
Lorenzo Sanguinetti immediatamente dopo il time out. Piacenza vola più 12. Adesso deve difendere Andreaus da Credenti, che per un attimo esita, poi si prende il tiro, poi si cattura anche il rimbalzo offensivo, ma sbaglia Samoggia, lotta più di tutti, ma alla fine Bedetti a conquistare nuovamente il rimbalzo. Si riparte da Caroldi. Andreaus con il controllo difficile, Piacenza riconquista la possibilità di tornare in attacco. È una partita bellissima e sono sicuro sia tale anche per chi è estraneo a una o l'altra parte. Una partita giocata a grandissima intensità, ci sono anche ottimi spunti dal punto di vista tecnico, tattico, di intensità, insomma c'è tutto questa sera, c'è il pubblico delle grandi occasioni. Questa Serie B è uno spettacolo e noi vogliamo vederlo fino alla fine di questa partita. Mancano poco meno di 7 minuti. Tempestini aspetta l'uscita di Bruni, che non può ricevere, quindi si andrà da Sanguinetti, non si prende il tiro. Grandissimo lavoro sulla linea di fondo, Rezzano finta il tiro, arresto da due punti, a segno Massimo Rezzano! Che partita sta giocando Piacenza! Segna e subisce il fallo, possibilità di gioco da tre punti, possibilità di nuovo più 15. Cento, che sembrava aver rimesso la partita sui suoi binari preferiti, sta subendo nuovamente l'aggressività, la voglia di fare e di far bene della Becker Piacenza, che ora con Rezzano ha la possibilità di allungare ulteriormente. Rezzano sta entrando prepotentemente in questa partita, settimo punto nella sua partita, 5 rimbalzi per lui. Adesso difende su Caroldi, Caroldi che va da Alessandro, poi la palla a Brighi che attacca verso canestro, servito da Alessandro che spazza da tre punti, colpisce. Buon gioco offensivo da parte della Benedetto Cento, che ritorna a meno 12, attacca Piacenza con Tempestini, che Piacenza che gioca con tre playmaker sostanzialmente, Sanguinetti che prova a ricevere ma non ci riesce, Tempestini e Bruni che vediamo là in angolo sulla parte alta del vostro teleschermo. Bruni che si prende questa tripla, la sbaglia, tap out di Samoggia che continua con la sua partita favolosa. Adesso il blocco di Rezzano per far spazio a Sanguinetti, cambio difensivo, anzi aiuto e recupero su Sanguinetti che deve prendersi la tripla allo scadere, da casa sua, da casa sua, da casa sua! Giacomo Sanguinetti, Piacenza vola 7-2-5-7 e poi intercetta Sanguinetti che si proietta ad appoggiare il tabellone, il canestro del 74-57. Piacenza sta vivendo un sogno questa sera, non vuole svegliarsi fino all'ultima sirena e quindi bisogna difendere. Brighi prova a suonare la carica, va a conquistarsi il fallo. Fallo di Samoggia, terzo personale. Due liberi per Lorenzo Brighi. Sbaglia intanto Brighi, che rischia di vanificare quanto di buono ha fatto conquistandosi questi due tiri liberi. C'è comunque la seconda possibilità per smuovere quel 57, vorrebbe dire tanto per la Benedetto. Questo succede, 7-4 5-8. Piacenza si affida a Rezzano che addirittura si incarica di superare la metà campo, chiude il palleggio aggredito da Pignatti, passaggio difficile in uscita per Samoggia, grandissima aggressività difensiva da parte di Cento, ma Piacenza può attaccare con Bruni, pronto Rezzano a ricevere, lontanissimo però da canestro, si prende la tripla e la manda a bersaglio. Massimo Rezzano si batte la mano sul petto, carica i compagni in panchina, il 19 Piacenza che ha riconquistato tutta la fiducia che aveva avuto nel corso del secondo quarto.
bellissima, bellissima palla di Caroldi. Cosa ha fatto Caroldi? Palla strepitosa sotto al compagno che sigla il canestro del 77-60. Adesso Sanguinetti in punta sulla difesa da parte di Brighi, arriva il raddoppio su di lui. Prezzano si affida a Tempestini, gioca il blocco. Tempestini allo scadere, sfortunato, deve rialzarsi perché Cento sta attaccando in superiorità numerica. Fallo di Bruni per fermare il gioco. Quarto personale. Steffè sta attingendo poco dalla panchina in questo frangente. C'è intanto un time out in campo, vedremo se ci saranno cambi in vista dei 4 minuti, 4 secondi che ci separano dalla fine. In campo, centro la palla nelle mani di Brighi che sentita da Andreaus fuori da Sabatino, rientrato in campo dopo il time out da Alessandro da tre punti, sbaglia ma Andreaus salta più alto di tutti, segna, subisce il fallo, grandissima cosa da parte di Andreaus, possibilità di gioco da tre punti per lui con Cento che sul meno 15 potrebbe rosicchiare un altro punticino che nell'ottica di un tentativo di rimonta sicuramente può essere molto importante. Andreaus non tradisce dalla linea della carità. Tempestini, sotto la metà campo, Tempestini aggredito da parte di Pignatti. Tempestini calpesta la linea laterale. Attacca Sabatino, si affida ad Alessandro sotto da Pignatti, arriva Sanguinetti su di lui, Pignatti se ne avvede, si gira perfettamente, si appoggia al tabellone. 7-7-6-5, altro tentativo di rimonta di Cento, Sanguinetti non ci sta, va dentro con la moto, porta a casa il fallo, bonus raggiunto in questo momento da parte della Benedetto. C'è il time out chiesto da Piacenza.
adesso lo vedo faticato. Rientra Leonzio in campo, insieme a lui Samoggia, Restano, Bruni, Sanguinetti per la vecchia di Piacenza. Riceve Sanguinetti che attacca subito il ferro, trova un canestro spettacolare, 7-9-6-5. Che giocata da parte di Giacomo Sanguinetti. Adesso Piacenza difende sul giro di Andraus, che trova due punti di gran fattura. 7-9-6-7, siamo entrati negli ultimi tre minuti di questa sfida. Leonzio da Bruni, adesso il blocco di Rezzano che si allarga immediatamente a spazio per colpire da tre punti. Soltanto Ferro, ma lotta Samoggia, l'ultimo tocco di un giocatore di 100, altra ennesima giocata preziosa da parte di Samoggia, che assicura alla Bakery un altro possesso quando mancano due minuti e una quarantina di secondi. Pronti a tornare a giocare, Rezzano si incarica della rimessa, ecco Samoggia che riceve alla Sanguinetti, poi 10 secondi nell'azione piacentina, Leonzio mette a posto i piedi, si prende la tripla, la sbaglia, attacca Sabatino, cambio difensivo, porta Rezzano su di lui, quindi c'è Bruni su Pignatti, deve usare il fisico, è una sfida impari e Pignatti è semplicemente più bravo di lui. Fallo intanto su Sanguinetti da parte di Brighi. Due tiri liberi per Giacomo Sanguinetti fino a questo momento, uno su due dalla lunetta. Segna Jack Sanguinetti il primo libero, 80-69, più 11 Piacenza, possibilità di nuovo a lungo che si concretizza, più 12 per i biancorossi di casa, biancorossi ospiti che invece attaccano con Sabatino aggredito difensivamente da Leonzio. Leonzio che sta giocando una signora partita, non soltanto per i numeri che vedete, che vedrete sul tabellino, ma per l'intensità che sta mettendo, l'intensità che a dire il vero sta mettendo tutta Piacenza. Ora sporca questo possesso, 11 secondi per andare al tiro. 100 alla rimessa, palla nelle mani di Pignatti, viene sporcata, Leonzi conquista nuovamente il pallone, consegna la palla a Sanguinetti. Nessuna fretta di Piacenza, siamo entrati negli ultimi due minuti di questa partita, Piacenza inizia avanti di 12 lunghezze. Sanguinetti manca 12 secondi, Pignatti cambia e va a difendere su di lui. Sanguinetti vuole attaccarlo dal palleggio, si butta dentro, fallo del numero 16 che con un gesto eloquente dimostra di non essere troppo d'accordo con il fischio arbitrale. Altro viaggio in lunetta per Giacomo Sanguinetti. Segna intanto il primo, Piacenza torna più 13, vede sempre più vicino allo striscione del traguardo, ma è lontanissimo ancora, meno 7 più 14, mancano 1 minuto e 42, con una squadra come 100 della sua levatura tecnica, ma soprattutto di carattere, non bisogna mai stare tranquilli fino alla sirena finale. Sabatino da Andreaus che va a consegnare a Brighi, il palleggio insistito dal numero 24, poi la tripla di Pignatti, primo ferro e Samoggia ha conquistato questo rimbalzo. Sanguinetti si incarica di questo attacco sopra la metà campo, ultimo minuto che si avvicina sempre di più. Adesso Giacomo Sanguinetti col palleggio vivo, ribalta al lato per Samoggia,
va dentro da Rezzano, bel giro sul fermo, fa saltare tutta la difesa, appoggia i punti numero 11 e 12, Piacenza più 16, 56 secondi da vivere insieme. Sabatino con il tiro sbagliato, Rezzano conquista il rimbalzo, Samoggia alla palla nelle mani, Sanguinetti supera la metà campo, non c'è fretta, si avvicina la vittoria dei biancorossi di coach Steffè. Incitamento da parte di tutto il palazzetto, Sanguinetti 5 secondi, si prende una tripla impossibile, infatti non scheggia altro che il ferro, Rezzano lotta come un leone. L'ultimo tocco è suo, sarà palla della Baltur, 29 secondi da giocare. Piacenza è vicina al sorpasso in classifica di due punti, soprattutto a ribaltare la differenza canestri. Arriva Rezzano con troppa foga, manda in lunetta Pignatti. Piacenza avrà quindi probabilmente l'ultimo tiro, perché mancano 19 secondi, poco più. Si deve asciugare il pallone, poi si tornerà a giocare con due tiri liberi nelle mani dell'ala ex Unieuro Forlì. Segno intanto Pignatti. Pignatti che sale a quota 15 punti con anche 6 rimbalzi, uno dei migliori dei suoi in questa partita, sale a quota 16, 85 a 71, Piacenza attacca, tutto in piedi, si alzano in piedi i tifosi di Piacenza, si alzano in piedi la panchina biancorossa, la partita è finita, vedremo se andrà al tiro Sanguinetti. Sbaglia al rimbalzo Pignatti, che si alza da quella conclusione che non va a bersaglio, finisce qui, esplode di gioia il palazzetto, Piacenza conquista un'importantissima vittoria per 85 a 71. Per questa serata è tutto, buona serata, buon basket.